A tutti voi, amici carissimi che seguite il nostro canale YouTube, un caloroso benvenuto da parte di Tatiana, cofondatrice dell'associazione Quo Vadis, APS di Modena. È un piacere per me introdurre il presidente dell'associazione Rocco Politi, che tratterà il seguente tema. Prestate bene attenzione. I testimoni di Geova non insegneranno più in termini di tipi e antitipi. Vi invito quindi ad ascoltare questo argomento e farlo vostro. Non mi rimane che augurarvi buon ascolto e darvi appuntamento subito dopo che il Presidente avrà parlato per la mia conclusione finale. I testimoni di Geova, sin dall'inizio della loro esistenza, hanno basato il loro credo sul principio del tipo e dell'antitipo, e cioè credono che alcune persone o popoli o nazioni o avvenimenti della Bibbia siano prefigurati da tipi, cioè da cose di un tempo successivo che si sarebbero così applicate a questi antitipi. Hanno sempre insegnato che Dio abbia raffigurato molte importanti verità e profezie per mezzo dei tipi e per mezzo di questi antitipi, e che la Bibbia dica esattamente che Dio ha prefigurato tutto questo per riferirlo poi a suo tempo ai membri dello schiavo fedele e saggio. Quindi non c'è bisogno di dire che non vi è nessuna prova scritturale per queste cose, ma loro hanno sempre continuato a fare questo. Allora, ripeto, il tipo per loro è un'immagine, cioè un'ombra, l'antitipo è la realtà della cosa che si sarebbe così avverata nel tipo. Questo i testimoni di Geova hanno continuato sempre a farlo, continuando a dire che alcuni personaggi della Bibbia prefiguravano per esempio nazioni o viceversa, oppure che due individui significavano lo stesso gruppo, mentre un individuo significava due gruppi e così via. Questo uso particolare della Bibbia e delle profezie è stato di forte impatto sui testimoni di Geova, specialmente per colpire le loro credenze in modo tale che senza batter ciglio tutti potevano accettare quello che il corpo direttivo diceva. Ha avuto veramente un effetto psicologico sui testimoni di Geova. Infatti, con la costante ripetizione e con l'uso di argomenti che non sono mai stati argomenti e di prove che non sono mai state prove, loro hanno convinto e hanno fortificato così la fiducia nel corpo direttivo in tutti i testimoni di Geova. Ma cosa è successo veramente? Ebbene, i testimoni di Geova sono stati abituati, come voi sapete, lo abbiamo detto un sacco di volte, a continue inversioni di marcia, ad acrobazie dottrinali, a candide ammissioni di aver preso lucciole per lanterne, no? E così cosa è successo? Che loro hanno dichiarato che ci sono stati dei cambiamenti, dei chiarimenti, li hanno così definito, laddove invece questi chiarimenti erano sostanziali modifiche e ripensamenti veri e propri, e hanno presentato l'opposto di quello che prima era stato presentato a tutti i testimoni di Geova come un insegnamento divino. Ebbene, a un certo punto loro hanno fatto presente che il loro modo di esporre quelle profezie della Bibbia non sarebbe stato più appunto in termini di tipi e antitipi. E lo dico ma perché questi testimoni di Geova una volta si fregiavano di aver usato questo metodo e questo termine. Parlo della Torre di Guardia dell'anno 1981 sotto il sottotitolo Apprezzate lo schiavo fedele discreto, dove diceva: lo schiavo ha credenziali sovrabbondanti, è dichiarato quanto segue, e cita 80, solo in questa pagina, 80, un anticipo, un piccolo anticipo di quello che erano gli 80 tipi e antitipi che loro hanno presentato. In mezzo a questo ci sono di tutto: la moglie di Noè, gli angeli mandati incontro a Lot, le due spie di Rab, l'uomo vestito di lino, quindi l'uomo con il calamaio da segretario, i soldati di Cristo, il sacerdozio santo e così via. Ma nella letteratura di Simone di Geova ce ne sono alcuni di questi antitipi un po' anche pazzi, se voi lo andate a verificare. C'è per esempio il leone morto di Sansone, che cosa significava, i 10 cammelli di Rachele e così via, tutte le città di rifugio. Io non ho tempo per trattare tutte queste cose perché ci vorrebbe veramente moltissimo tempo, ma cosa è successo?
che nel 2014, durante l'incontro annuale dei testimoni di Geova che fanno regolarmente, David Splend, il corpo direttivo, disse che da ora in avanti non avrebbero più insegnato praticamente con termini di tipo, di tipo e antitipo. Perché? Perché il risultato di questo insegnamento aveva creato testimoni di Geova confusi, con insegnamenti opposti, vecchi e nuovi. Testimoni di Geova che tuttora, ecco, porto questo tema alla vostra attenzione, anche se dal 2014 hanno iniziato a fare questo tipo di cambiamento, perché molti testimoni di Geova non sono a conoscenza, non hanno recepito le novità, le informazioni, le correzioni che hanno fatto e quindi molti hanno continuato nel corso del tempo a insegnare cose errate. Quindi un testimone di Geova in Sicilia che insegna una cosa e forse a Bologna un'altra, il più accurato insegna una cosa, un altro ancora, uno che fa uno studio con un testimone che cambia dopo 6 mesi e le dice un'altra cosa, in merito a che cosa? Vi faccio un piccolo esempio. L'uomo con il calamaio da segretario. Ebbene, i testimoni di Geova hanno sempre detto che quest'uomo rappresentava gli unti, che avrebbero messo gli unti, cosa sono? Gli unti, un rimanente dei 144.000 di quelli che secondo loro vanno in cielo, che sarebbero rimasti sulla terra, che avrebbero segnato la grande folla, cioè tutti quelli che entrano nell'organizzazione di Dio. Poi l'hanno cambiata dicendo no, non sono gli unti, ma sono Gesù Cristo. Ebbene, allora è lecito domandarsi, ma è una presa in giro o una chiara incompetenza da parte di queste persone? Perché qui non si tratta di chiarimento, si tratta effettivamente di un'inversione di marcia, di una cosa completamente nuova. Hanno scambiato Gesù con gli unti sulla terra. Come fa l'unica vera religione, così come loro si presentano, l'unico vero gruppo di Dio sulla faccia della terra, l'unico schiavo fedele e discreto a sbagliare così grossolanamente? La stessa cosa è accaduto con le sorelle Ohola e Oliba, due sorelle prostitute che hanno sempre detto che erano il cattolicesimo e il protestantesimo, e rappresentavano alcune volte Samaria e Gerusalemme, le due capitali dei regni di Israele e di Giuda. Ecco, poi hanno cambiato dicendo no, sono tutte le false religioni, non solo il cattolicesimo e il protestantesimo e così via. A questo punto hanno sempre dato una spiegazione con questa frase: non c'è nessuna indicazione scritturale che Ohola e Oliba siano i tipi profetici di questo, eccetera. Avete sentito? Non c'è nessuna indicazione scritturale. Nuovamente viene spontaneo chiedersi come mai hanno fatto questa grossolana interpretazione, da dove questa organizzazione ha tratto gli elementi per stabilire se le due sorelle menzionate di Ezechiele corrispondevano al cattolicesimo e al protestantesimo, dal momento che l'organizzazione stessa ammette che non ci sono state basi scritturali. Ultimamente mi ha chiamato una persona e mi ha detto: Rocco, ma tu sapevi che Gerusalemme, l'antica Gerusalemme, che abbiamo sempre predicato in giro che prefigurava la cristianità, non è più così? Ma questa è una cosa già vecchia, una cosa già che da tanto tempo che l'hanno fatto presente, ma molti non lo sanno, non sanno nemmeno e continuano a predicare una cosa vecchia, una cosa sbagliata, e vanno a dire cose completamente errate. E quindi hanno nuovamente detto che non ci sono elementi per dire che l'antica Gerusalemme prefigura la cristianità. Quindi qual è questa presa di posizione da parte di un popolo di Dio, l'unico popolo di Dio sulla faccia della terra? Invece di fornire chiarezza, queste affermazioni portano solamente a maggiore confusione. La Watchtower ha fatto dire quindi alcuni passi della Bibbia cose che non ha mai detto, come per esempio anche Gog di Magog, ve ne ho parlato in altre circostanze, dove prima dicevo che erano Satana e poi dopo invece hanno detto che è una coalizione di nazioni che attaccherà il popolo dei testimoni di Geova. E quindi da dove prendono tutte queste informazioni? Ma vedete, quello che tratto è perché molti testimoni di Geova all'interno si chiedono: ma cosa sta succedendo effettivamente? Sembra che i testimoni di Geova, da come ci espongono le cose, se ci azzeccano quando dicono una cosa, allora sono guidati da Geova. Se sbagliano, la guida è sempre divina, ma sono loro ad aver capito male perché guidati ma non ispirati. Quando invece correggono con queste cose, ecco che la guida è divina perché Geova li fa correggere. Ecco, io voglio dirvi quanto mi ha scritto una persona. Rocco è un testimone di Geova. Dice: Rocco, non ci stupiamo più di niente, mi scrive un capofamiglia testimone di Geova. Viviamo una paralisi spirituale dell'organizzazione che non riesce più a riprendersi.
Questa organizzazione teocratica non ha più niente e letteralmente ogni giorno implode sempre di più. Tutto ciò che viene insegnato alle adunanze della torre di guardia non ha nulla a che fare con la vita reale di tutti i giorni. Non si sa da quale pianeta stanno parlando oppure stanno scrivendo. Parliamo di adunanze che adunanze non sono. Parliamo di una confusione totale nell'interno delle congregazioni, come per esempio quello che hanno scritto al Resto del Carlino ultimamente, proprio parlando della libertà di ogni testimone di Geova, cioè la libertà di vaccinarsi e la libertà di prendere il sangue, cose che non è vero assolutamente, dice, perché quando uno prende il sangue ha delle ripercussioni, o se non fa il vaccino anche questo ha ripercussioni, quindi non c'è la libertà che loro dicono. L'immagine che viene rappresentata dal colpo direttivo è completamente scorrelata dalla realtà. Si studiano articoli inutili che non hanno nulla a che fare con la vita di tutti i giorni. Questo significa che ci sono 8-9 milioni di fratelli nel mondo che buttano ore e ore al vento solo per alzare la mano e rispondere a una torre di guardia. Oramai stiamo vivendo, Rocco, in una soap opera latinoamericana dove ci sono continui colpi di scena, tutti intangibili, tutti. Geova vuole questo, Geova fa questo, farà questo, siamo alla fine, siamo questi, ma di tangibile c'è soltanto la gran confusione che i testimoni di Geova hanno nel loro insegnamento perché non sono a conoscenza di questi cambiamenti. E ora, questa è la conclusione mia personale di Rocco a tutti gli ascoltatori che sono testimoni di Geova in ascolto, a tutti coloro che stanno studiando con i testimoni di Geova, a tutti quelli che vogliono studiare. Ebbene, state attenti perché la prossima volta che parlerò e che presenterò un tema forse sarà qualcosa di completamente nuovo. Perché sentite voi, cari testimoni di Geova in ascolto, cosa studierete con la Torre di Guardia del febbraio 2022. Ve lo leggo direttamente. Cambieranno cose grandi all'interno dell'organizzazione, come incarichi importanti non bisogna scoraggiarci. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi tutti noi riceveremo dei consigli e potrebbe trattarsi di consigli diretti o consigli indiretti. Riceveremo istruzioni che potrebbero sembrarci strane, poco pratiche o illogiche. È ovvio che Geova non si rivolgerà a ognuno di noi direttamente. Con tutta probabilità ci darà indicazioni attraverso gli uomini scelti da lui per guidarci. Questo è il tempo di mettere in pratica e di essere umili. Non di chiedersi, ma queste cose le dice veramente Geova o è un'iniziativa dei fratelli nominati? In quei momenti cruciali ci fideremo di Geova e della sua organizzazione? Questo potrebbe dipendere da come voi reagirete a queste nuove istruzioni che voi riceverete. E quindi concludo dicendo, è questo che voi volete? È questa confusione che hanno nella mente e che continui cambiamenti portano, come quello adesso preannunciato, le prossime settimane o prossimi mesi cambieranno incarichi importanti, cioè di chi? Di quegli uomini che hanno fatto quelle predizioni dei tipi e di antitipi che non si sono basati sugli insegnamenti di base scritturali, loro lo hanno ammesso. Non abbiamo base scritturale, quindi hanno solo detto delle grandi interpretazioni personali che nulla hanno a che fare con la parola di Dio. E quindi io vi chiedo di essere umili, sì, ma di umiliarvi nel Signore, essere appunto, come abbiamo sentito anche diverse volte, di umiliarci a Lui e seguire Lui e sicuramente non cadremo vittime di queste organizzazioni. Eccomi nuovamente a voi, amici cari, che avete seguito l'interessante argomento che il Presidente ha esposto. Ora mi rivolgo a voi. Volete liberarvi da una setta o un'organizzazione deviante? Siete in cerca di aiuto? Avete delle perplessità o qualche dubbio oppure delle incertezze? O volete semplicemente liberare un parente o un amico e far ritrovare loro la libertà? Allora non dovete fare altro che scriverci al seguente indirizzo email. quovadis.aps@gmail.com oppure chiamateci al seguente numero 392 15 39 014 e vi aiuteremo con la nostra personale esperienza. Vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a continuare a seguirci. Un caro saluto a tutti voi da parte di Tatiana e a presto. Ciao!